pronti via per ripartire once again, ancora una volta con lo spettacolo di StarCraft 2, con lo spettacolo di Heart of the Swarm, con lo spettacolo di questo show match Best of 7 organizzato e presentato da tutto lo staff di Vasacast. Nell'angolo in basso a sinistra, colui che forse sì era il favorito di questo show match, ma che in questo momento è in vantaggio per ben 2-0, e quindi questo potrebbe portarlo veramente al match point nel game successivo, dal Team Liquid TLO! Ecco che De Argy se ne va. E niente, 34 secondi di ballo. 34 secondi di niente. Mentre stiamo aspettando che a questo punto De Argy ancora una volta se ne vada. Povero De Argy, mi sembra che non sia fortunato stasera, eh? Comunque manca solo 8, 7, 6, TLO l'avevo urlato, quindi non lo riurlo, 3, 2, 1, TLO, oh, che succede? Oh! Era la O continuata di TLO, E in the other corner, nella parte in alto a destra, sempre di Cloud Kingdom, abbiamo il Protoss ucraino, il Protoss più amato di tutta l'Europa, chiamato anche Nonnora, ma in verità inchinatevi al maestro White Ra! Il maestro di Guzzo. Non diciamo così, se no non trova più nessuno a cui fare coaching. Ma magari, guarda, ma magari Nonnora. Attenzione, ancora arriva la pull da parte di TLO, in questo momento 15, sì per TLO 15, anche per White Ra, per White Ra che cronobusta con cattiveria quel Nexus, non magari non vuole vincere ma certamente vuole portarsi a casa almeno qualche punto in questo show match per non dover regalare l'intero bottino di $125 a TLO. Vediamo che in questo momento arriva il secondo Nexus da parte di White Ra. Andiamo a descrivere. Vediamo che White Ra ha posizionato il Nexus e poi adesso sta cercando di rallentare la Exp da parte di TLO. Ma in qualche caso attenzione perché stanno arrivando ancora una volta i quattro Ling di TLO, ma non dovrebbe aver problemi a chiudersi, ok? In qualche modo si è chiuso anche White Ra, probabilmente poi andrà ad annullare questo filone, o forse no, perché comunque ha lasciato aperto perfettamente per passare. Successivamente vediamo che White Ra prova a salvare anche questa probe, vediamo se ci riuscirà, il Ling continua ad inseguirla, 19 psi per White Ra, 19 anche per TLO, mentre vanno a rincorrersi probe Ling si rincorrono non stop, avanti e indietro, continuano a corrersi intorno. Ricordiamo il risultato parziale: TLO 2, White Ra 0. Ma si deve arrivare a 4 per vincere. Mentre intanto ormai la probe sembra essersi salvata in qualche modo. Buoni gli overlord spread da parte del giocatore tedesco, che Angela Merkel ha ringraziato pubblicamente per tutti i grandi risultati raggiunti. Si chiama Angela? La Merkel? Boh. Comunque lei. Attenzione, attenzione, perché TLO prova comunque a portarsi a casa questa probe. Mentre dall'altra parte è arrivato in questo momento il Cybernetic Core e la probe da sola non aveva paura di questi Ling di TLO e correva con il suo cappello cercando di rientrare alla grande base di Ayur.
continuava a fuggire, ma quei Trelling la uccisero. E allora i Trelling, presa consapevolezza della loro possenza, andarono a splittarsi ovunque su questa mappa per aumentare il loro map control, per aumentare ancora una volta il vantaggio e la potenza del giocatore del Team Liquid TLO. In questo momento il Mothership Core sta arrivando, richiamato da White Ra, lì concentrato con le sue cuffie e la sua tastiera ed il suo mouse per richiamare a sé tutta la potenza e tutta l'esperienza accumulata nei quasi 67 anni di gaming. L'Axel Naga ha preso il controllo dell'Axel Nausea. Vediamo se continua ad avanzare. Abbiamo ancora il Mothership Core che avanza da solo, indomito, incurante di tutti i rischi e di tutte le queen che potrebbe mai trovare, mentre dall'altra parte arriva ancora una volta lo Stargate da parte di White Ra. Attenzione, due queen già posizionate da parte di TLO. Andiamo a vedere in questo momento quante sono. Sono tre le queen del giocatore Zerg. Andiamo a vedere anche l'income in questo momento. 37 lavoratori per TLO, 38 per White Ra. Sono l'invertiti, ma non vi preoccupate, va bene così. Vediamo se ancora una volta White Ra andrà a prendere la terza. Sembra di sì, sembra che ancora una volta White Ra voglia andare a prendere la terza. Vediamo se sfrutterà probabilmente l'abilità del Mothership Core per cercare di difendere la sua terza base. Ancora qualche piccolo attacco di lag. Mentre non ha un grande creep spread per il momento TLO. Andiamo a vedere l'income. Volevo vedere il numero delle queen. Sono 4 queen. Mentre sta arrivando una prima Phoenix per White Ra. E sta arrivando però, attenzione, anche immediatamente una fabbrica robotica. Abbiamo anche una fabbrica robotica per White Ra. Mentre continua in questo momento la produzione di Phoenix. In questo momento è molto, molto complicata la situazione per il giocatore Protoss. Non può permettersi di perdere. TLO ha un ottimo map control. Ha vinto immediatamente la base da parte del giocatore Protoss. Sa che anche il suo avversario è una terza. Sa che è difesa certamente da alcuni cannoni. Vedremo quale sarà la scelta in questo caso da parte di TLO. Per il momento vediamo che va a posizionare subito una quarta hatchery. 74 psi per TLO, 68 per White Ra, che continua ancora una volta inesorabile a fare produzione di unità aeree. Abbiamo una Phoenix, abbiamo in verità due Phoenix, un'altra in costruzione e adesso sta arrivando anche una Void dall'altra parte. Però TLO non si è fatto prendere la sprovvista, è andato subito a posizionare delle Spawncrawler. Ne ha solamente ancora in mente, non ne ha neanche una, ne ha una nella natural. Arrivano le sirene di Iron mentre si muove in questo momento. White Ra si fa avanti con cattiveria per cercare in qualche modo di recuperare questa partita e recuperare più che altro questa serie. Lincoln in questo momento dice ancora che TLO è in vantaggio, ma a parità di basi probabilmente sarebbe il Protoss ad essere considerato in vantaggio. Tanto TLO ha dovuto cancellare la quarta base. Vediamo se continuerà ad avanzare White Ra oppure si accontenterà di aver distrutto la quarta base dall'altra parte. Attenzione, perché TLO è andato a posizionare un Hydralisk Eden ed immediatamente un altro, due Hydralisk Eden per cercare di avere il prima possibile gli upgrade delle Hydra. E dall'altra parte abbiamo anche subito il Lair che si sta trasformando in alveare, in Tana, in quello che sarà in Tana. Quindi cercherà subito di teccare a tier 3 il giocatore del Team Liquid. Ancora una volta attenzione, perché TLO questa volta non è riuscito ad annullare la hatchery grazie a un ottimo multitasking di White Ra, che adesso sta certamente macrando bene. 70 probe. Abbiamo ben 70 probe per White Ra e 70 sono anche 67 per TLO. Adesso attenzione, prova a muoversi con queste Hydra, prova a muoversi con queste rocce TLO, mentre dall'altra parte però sta per arrivare anche un colosso per Ayur. 124 TLO, 111 White Ra. Questa sembra probabilmente, per come è iniziata la partita, più bella di questa serie. E noi non vogliamo che sia la penultima, vogliamo che vadano avanti. 140 a 111. E se arrivano anche due Evolution Chamber,
Allora, probabilmente ci sono delle Viper in produzione. Difatti, eccole che stanno per arrivare. Le Viper. Stanno per arrivare anche le Viper a questo punto. Vedremo tantissime nuove unità. Vedremo come le userà TLO queste Viper. In produzione ce ne sono adesso un'altra. Ma dall'altra parte stanno continuando ad arrivare colossi. Stanno arrivando colossi. Le armate di Ayur si stringano forti a se stesse. Sanno che prima o poi lo Zerg colpirà. Vede adesso, attenzione! Bravissimo! Non ci riesce! Non ci riesce veramente per un soffio. White Run a portarsi a casa quella Viper. Adesso sa quello che sta per accadere. Sa qual è il nemico che deve affrontare. Roach Hydra Viper. L'army composition scelta da TLO per questo match contro Whitra. E continua a uccidere più overlord possibili. Si muove sul lato sinistro della mappa TLO. Dall'altra parte viene richiamato. The Mothership corre. Arriva la prima tempesta per non poter far attaccare il suo avversario. Buona la micro da parte di TLO, ma il colosso da dietro riesce comunque ad attaccare. Avanza Whitra, riavanza Whitra. In questo momento è uscito dalla nube verde. Le sue unità tornano in range, ma continua a raggruppare unità. Ancora una volta TLO ricarica in questo momento le Viper. 189 a 165. Sono anche tantissimi overlord per TLO. Solamente adesso sta facendo il 2-2, mentre dall'altra parte Whitra continua ad accumulare colossi su colossi. Attenzione, ci sono anche delle Viper. Ci sono anche delle Viper. Queste Viper ancora una volta. Ancora una volta è stata fatta la striscia verde, ma ne esce Whitra. Ne esce Whitra incredibilmente. Ne esce Whitra a questo punto. Sembra poter sfondare anche però, se attenzione, in qualche modo i colossi sono andati giù tutti. Sono andati giù i colossi di Whitra. Le rocce stanno arrivando da tutte le parti. TLO in qualche modo è riuscito a distruggere l'armata di Whitra. 141 a 174. TLO sta facendo una serie mostruosa in questo momento. Continua ad avanzare ancora melma verde sul povero esercito di Whitra, che non può più attaccare. TLO continua ad avanzare, sembra essere in grado con ogni strategia di averla meglio sul suo avversario. Force Field di Whitra, che tiene fuori lo sporco Zerg alieno, lo tiene fuori dalla sua base. Manda delle rocce al sacrificio. TLO prova a splittarle per cercare di capire quello che sta accadendo. Dall'altra parte tantissimi zilot ucraini. Quanto mattere Russia a distruggere Germania. E partono all'attacco. Partono all'attacco della base di TLO. Un TLO che però in questo momento, come potete vedere, è maxato. 197 psi. Ma Whitra prova in qualche modo a prendere tempo. Attenzione, il colosso viene rapinato. Ma c'è un altro in vita. Attenzione, i force field sono magnifici. TLO sta schiantando buona parte della sua armata su quei force field. 148 a 160. 17 minuti di game. Questi zilot stanno facendo la differenza. TLO sembrava forse troppo sicuro di se stesso. 162 a 149. Non è ancora arrivato il più 2 alla difesa. Salva questo Hatcher in qualche modo. TLO Whitra sembra essere in grado di recuperare una partita che sembrava quasi compromessa. Lincoln dice 76 lavoratori per Whitra, 64 per TLO. Continua ad avanzare. Adesso fa avanti e indietro. È fermo, sta camperando Whitra, cercando di avere un esercito che gli permetta di uscire dalla sua base. Attenzione, perché continuano a muoversi zelot di Whitra. TLO sta giocando una grande serie, ma in questo momento lo psi è passato in vantaggio. Il giocatore Protoss, 185 a 177. Continuano a ricaricarsi queste Viper. TLO Terminator contro Whitra, Whitrator. Una partita senza senso. E adesso si muove
l'esercito di Iron, l'esercito ucraino guidato dal maestro di Odessa. 196 psi per TLO, 184 per White Ra, arrivati in questo momento anche degli arconti, mentre dall'altra parte TLO sta preparando delle muccalische che Guzzo adesso a Lick si muovono, sentono il richiamo delle loro sorelle mucche. Vasa apre la Red Bull a 19 minuti di game, 200 psi per TLO, 200 psi per White Ra, Heart of the Swarm sarà bellissimo. Lo dice anche la muccalisca di Guzzo, la guzzolisca. 200 psi per TLO, 200 psi per White Ra. I due eserciti si muovono, l'uno avanti con l'altro. Guardate Roccelink, Ultralisk, le Viper dove sono, non ci sono più. Si vanno a ingaggiare in questo momento, ma vede gli arconti. Vede gli arconti, arriva anche la bolla rallentatrice. Vasa inventa i nomi, guardate, un orge, non ci si capisce niente, ma arriva la macchia verde. La macchia, qualcuno mi dica come si chiama. Attenzione, tantissimi DT, ci sono tantissimi DT nell'esercito di White Ra, tantissimi DT, i colossi, la melma verde, ma i DT stanno facendo la differenza, i DT stanno uccidendo tutto. White Ra, tre colossi, 158 e 150, this is StarCraft! È bellissimo. 152 a 160, il game non è ancora finito, il dopo 21 minuti, questo terzo game di questa serie è stato veramente, come ci ha fatto sentire la Guzzo Station, risollevato da quei Dark Templar. Adesso avanza ancora White Ra, va a distruggere queste camore evolutive, fonte di energia per le vipere, per le Viper, questa nuova unità Zerg. Sembra essere l'incubo di tantissimi giocatori delle altre razze. Adesso continua a muoversi in avanti White Ra, mentre altre ultralische sembrano essere prodotte, ma White Ra continua a produrre Void Ray. Continua la produzione di Void Ray, White Ra, che a un certo punto sembrava essere in grado di chiudere la partita, invece forse ha temporeggiato troppo, permettendo White Ra di recuperare un game che sembrava chiuso. Ovviamente ritrovarsi sul 2-0 in un best of 7 sarebbe stato molto molto difficile. 193-195, TLO continua a muoversi, guardate quante ultralische che ha adesso il giocatore Prozerg. Attenzione da quest'altra parte, da quest'altra parte Zeloti, Zeloti e Dark Templar prova a portarsi a casa un ultralisca, è riuscito a ucciderla, è riuscito a uccidere un ultralisca. Attenzione, attenzione, Rambai di Liquidling, di Holling, vanno ovunque, corrono ovunque, ma qua praticamente non c'è più un minerale. Questi Ling di TLO, questi Ling di TLO inducono e mettono nella condizione White Ra di dover attaccare. Si muove in avanti l'esercito Ayur, lo scontro decisivo, lo scontro finale. Melma verde, i colossi non attaccano, attenzione, i colossi non attaccano, ma ci sono le void potenziate, gli eserciti stanno crollando uno a uno, Ling ovunque, ultralische splittate da tutte le parti, ma l'esercito di White Ra sembra non morire più, potrebbe esserci il 2-1, attenzione amici, in qualche modo White Ra prova a raddrizzare una serata che sembrava storta. Nasce un ultralisca, attenzione, White Ra non si accorge dell'ultralisca, se ne accorge adesso, ma ci sono ultralische ovunque, ma TLO ha perso sostanzialmente tutte le basi, ultralisca davanti, ultralisca di dietro, che brutta situazione per chiunque ci si dovesse ritrovare. Queste ultralische continuano a fare grossi danni, le ultralische, ma anche queste void, le void sono infermabili in questo momento. Vediamo che ha perso tutte le basi, però anche il povero White Ra in qualche modo, TLO è riuscito a difendersi e adesso prova ad andare al contrattacco. 24 minuti di game, 95 psi per TLO, 87 per White Ra. Se doveva essere uno showmatch, et voilà, Vasacast ve lo serve su un piatto d'argento. Adesso le ultralischi avanzano, non ha più niente il povero White Ra, in qualche modo potrebbe chiudere questo game. TLO con queste ultralische rimaste provano ad arrivare queste Void Ray, provano ad arrivare queste Void Ray, vediamo quante riusciranno ad ucciderne. Attenzione, le muoiono, non muoiono le ultralische, non muoiono le ultralische, bellissimo. Vediamo quanti minano, non mina più nessuno. Sì, TLO riesce a minare da questa base, ma comunque uno Zelota che gli dà fastidio.
È incredibile quello che sta succedendo. I Ling muoiono. Continua a tenere il controllo del cielo White Ra, ma in qualche modo dovrebbe riposizionare una base o comunque riuscire a distruggere questa base di TLO, perché se no sarebbe veramente troppo indietro. Una partita di ping pong non ci regalerebbe emozioni come questa. Vediamo che continua ad avanzare adesso White Ra con queste tre void sulla base di TLO, però ci sono quattro Hydra. Deve attaccare White Ra. Se perde queste void è un gran casino, e perde le void, no, ne salva due. In questo momento la situazione più difficile sembra essere quella del povero White Ra, che non sta minando più da nessuna base. Adesso si vede arrivare anche delle ultralische difese da delle Queen. Probabilmente quelle ultralische dovrebbero essere curate, ed infatti in questo momento vengano curate. Ma che game, amici, che game che ci hanno regalato. Potremmo essere a un passo dal 3-0, ma arriva un colosso, il colosso. Poi che ci fa il colosso lì? Il colosso che non ti aspetti, il colosso che non ti aspetti. Viene micrato in qualche modo da White Ra. Scappa l'ossino. Sei la nostra ultima speranza, piccolo colosso. Attenzione, perché ci sono anche due arconti. Ci sono anche due arconti. Il colosso avanti e indietro. Il colosso esca, amici, il colosso esca. Potrebbero morire, potrebbero morire tutte le ultralische. Il colosso esca che non ti aspetti. Muoiono le Queen, muoiono le Queen. Attenzione, White Ra tira fuori dai cilindri, non si sa cosa, ma la tirato fuori. No, va giù in Mothership Core. Questa è un brutto, una brutta bega. Una bega. Aiuto, White Ra salva il colosso. Arriva il GG, amici. Ma è stato bellissimo, è stato bellissimo. Ma in questo momento TLO si prende il... si prende il match point, il primo match point per TLO, perché a 3 White Ra è a